sentirsi belle è un qualcosa di veramente importante, perché significa accettare te stesso, accettare la tua femminilità e non avere paura della tua femminilità, perché in certi paesi tu hai paura di essere donna, perché quando nasci donna sei già destinata a morire, perché sei un essere inutile. E quindi poter ripartire dalla bellezza significa ridare alla donna quella dignità, quella forza di essere fiera di essere donna. Dove c'è povertà, laddove c'è disagio, laddove magari ci sono case su un binario fatte di stracci, fatte di niente, fatte di notti difficili e di fuochi accesi, risulta strano che una donna ti guardi negli occhi e ti chieda: ci fai dei corsi di bellezza? Perché vorrebbe vivere nella bellezza e nella bellezza si crea pace, non rabbia. Ci si è inventati una cosa. Ci si è inventati un piccolo segno di speranza, che è un bracciale semplicissimo, con un simbolo che Pangea ha creato qualche tempo fa, un nodo per non dimenticare. Questi bracciali saranno all'interno di alcuni negozi di parrucchiere, estetiste o centri di benessere. Cercate l'adesivo, entrate, troverete praticamente volontari Pangea che vi offriranno un bracciale che, in cambio di un'offerta di 20 euro, salveranno la vita ad una persona, in questo caso a Calcutta. Pangea si fa garanzia, perché Pangea potrà testimoniare con questi video, portandovi anche a visitare il progetto, quanto può fare 20 euro di bracciale per una donna dall'altra parte del mondo. Unisciti alla campagna Siamo Tutti Pangea. Cerca il salone che espone in vetrina il marchio solidale Siamo Tutti Pangea. Scegli il tuo braccialetto e permetterai alle donne di Calcutta di iniziare una vita nuova e di realizzare i loro sogni. Fondazione Pangea. La solidarietà riparte dalla bellezza.